Un poco alla volta, a più o meno piccoli gruppi, i componenti dell'equipaggio Ionian Spirits stanno lasciando la nave per fare ritorno nei propri paesi di origine. Qualche giorno fa era toccato al comandante greco e all'elettricista rumeno, nella giornata di giovedì, quindi ai 9 egiziani. In queste ore anche i due marinai ghanesi lasceranno l'imbarcazione su cui ora a bordo restano ancora 4 albanesi, 4 montenegrini, un serbo, un ucraino ed un greco. Come si ricorderà, l'imbarcazione, attiva fino allo scorso mese di settembre sulla linea Brindisi-Valona, dallo scorso 17 settembre è bloccata all'ormeggio nel porto di Brindisi per effetto di numerosi provvedimenti giudiziari conseguenti ai debiti contratti nei confronti di fornitori e dell'equipaggio, che è stato costretto a trascorrere nelle acque adriatiche sia Natale che Pasqua. Con queste partenze, a bordo della nave restano 11 membri dell'equipaggio, rimangono ancora i 4 montenegrini, 4 albanesi, un serbo e l'ucraino, oltre al greco, nominato custode giudiziale. Fermamente determinati, tutti a non sbarcare fino a quando non vedranno soddisfatti le proprie pretese, ovvero ricevere gli stipendi bloccati dall'armatore. A tal proposito, il comandante della capitaneria di porto, Giuseppe Minotauro, ha affermato che continuerà l'azione di sostegno finora assicurata da parte di tutti i soggetti impegnati, tra questi il Comune di Brindisi, la Caritas diocesana, la Croce Rossa, l'ASL e l'Ordine dei Farmacisti.